Mister, esageriamo se diciamo che è la partita verità per tanti, tanti motivi. No, non si esagera, però secondo me ogni partita è una partita verità, perché puoi far bene magari contro un avversario così forte e magari steccare quelle successive sarebbe comunque una verità falsa. Quindi la verità dobbiamo riscontrarla ogni domenica e far vedere chi siamo sempre. Ed è un esame importante sia per cercare qualche conferma dopo le tue prestazioni con Corigliano e Biancamilla che sono state crescenti, ma anche per qualche singolo che resta sempre in bilico. In questo momento non c'è tempo per pensare al bilico o non bilico, dobbiamo pensare al bene del Messina. Sapevamo, cioè, almeno io sapevo già dall'inizio che questi 25 non sarebbero rimasti i 25 che avremo a fine maggio, però appunto per questo, oltre alle motivazioni di squadra, ognuno deve aggiungere le proprie motivazioni individuali. Immagino abbiate analizzato il momento di calo del Palermo e dopo la sconfitta col Savoia pareggiato in un campo particolare, quello di Palmi, molto stretto, anche corto, secondo le abitudini, dei rosanero di giocare tanto in ampiezza e sfruttare tutti i piedi possibili del Barbero. I risultati dicono che c'è un calo, in realtà le prime 12 partite dicono che il Palermo non ha mai entusiasmato, ma che ha 7-8 calciatori che fanno la differenza in questa categoria, e quindi se quei 7-8 calciatori sono in forma possono fare la differenza in tutte le partite, quindi anche domani. Quanto è complicato affrontare una squadra che ha tante assenze e che quindi potrebbe farvi scendere un po' il livello di pericolosità? Per come sono strutturati, magari domani avranno delle pecche al centro della difesa, ovvero non sono due difensori centrali abituati a giocare spesso, a Cardi un po' di più, ma poi chi sarà accanto a lui deve essere scelto tra ragazzi che non hanno quasi mai giocato. Per il resto la squadra più o meno si può considerare l'11 titolare, anche se di solito hanno qualche alternativa in più però. La squalifica di Fragapani invece apre a qualche dubbio in difesa, oppure ha già scelto anche con la possibilità di schierare un under e far tornare magari in campo Otvala a centrocampo? Io devo aver scelto, però i dubbi ci sono stati e non è facile rinunciare a Fragapane, però poi in quei 90 minuti non si deve notare nessuna assenza, perché comunque andranno in campo 11 calciatori validi. Questa è una partita che ha tanti significati, sia capire un po' il livello di questa squadra dopo 3 settimane con lei, per la classifica e anche poi per la partita in sé, perché è una partita, storica per Messina. Qual è la cosa che in questo momento le interessa di più, oppure se sono tutte e tre le cose che le interessano? Sicuramente il più bel banco di prova che ci possa essere, però torno a ripetere, come ho già detto in passato, che se adesso sono 2 settimane e mezzo, e 2 settimane e mezzo fa parlavate voi stessi di disastri, dopo 2 settimane e mezzo, non ci si può aspettare di essere all'altezza del Palermo. Poi ci si crede sempre, sicuramente è quello che io voglio aspettarmi per domani, però se mi dite che sia normale, io vi dico di no. Cioè non me lo aspetterei, ma voglio che succeda. Adesso torna dopo 13 anni questa partita tra Palermo e Messina, ma le ultime due vittorie vi hanno rinfrancato e adesso ha un sapore particolare andare a sfidare una squadra che è ferita e che viene da due partite senza gol e senza vittoria. Sì, andiamo a affrontare un derby. Una squadra forte che è la prima della classe. È una partita difficile perché ha giocatori forti, però viene in un momento un po' particolare dove ha avuto una sconfitta e un pareggio. Però noi andiamo là consapevoli della nostra forza, in settimana siamo allenati bene e cercheremo di fare di tutto per portare a casa 3 punti.
una condizione che cresce sia per il gruppo ma anche per te, visto che domenica scorsa con il Biancavilla sei stato 3 migliori in campo, sdoppiandoti nella fase di proposizione ma anche nella fase di copertura. Sì, ora ci stiamo allenando continuamente durante la settimana, il mister ci ha dato un altro metodo di lavoro e secondo me sta dando i suoi frutti. Per te è l'allenatore ideale forse, per le tue capacità di inserimento? Ma sì, è un mister che gioca tanto all'attacco, quindi bisogna pressare, alta intensità, attaccare gli spazi, giocate verticali, quindi è un calcio che a me piace. Sono un po' anche i segreti neanche tanto nascosti da mettere in campo domani contro una squadra che fa dell'ampiezza e della profondità la propria panchina. Sì, non bisogna aggredirli, bisogna giocare ad alta intensità cercando di non farli respirare e nello stesso tempo però anche noi trovare le giocate che proviamo durante la settimana. Queste sono le classiche partite che non si devono preparare, perché se non sei motivato per giocare una partita del genere è inutile che scendi in campo. Però quant'è la convinzione di poter accorciare davvero per le parti nobili della classifica? Ma la convinzione c'è, è normale che ci sia, che comunque veniamo da un periodo positivo. Sappiamo che Palermo è una squadra forte, la concentrazione sarà al massimo, però sappiamo che possiamo dire la nostra. Palermo ha qualche assenza di troppo in vista di questa partita. Queste cose rischiano di farvi rilassare un po', di pensare di avere un avversario un po' più fragile? No, secondo me no, perché comunque è una rosa ampia, di altra categoria, quindi chiunque giocherà sarà forte sicuramente. Dal punto di vista ambientale invece si prevede un Barbera molto pieno, come non siete mai abituati in stagione, visti gli avversari che trovate di fronte. Questo può incidere sulla vostra prestazione? Ma secondo me sono partite bellissime da giocare, con un ambiente carico così, con tanti tifosi, è il calcio vero, quello che sogniamo tutti noi, quindi deve essere da stimolo, non deve farci paura.